a tutti ragazzi. Dunque, questo sarà un video veloce di presentazione, di anticipazione al video che starete per vedere. Mi scuso in anticipo per la qualità del video, l'audio è abbastanza, che in questo momento non è che è proprio ordinata, cioè, nel senso, sono stata poco fa nel letto perché stavo organizzando e modificando dei video proprio per voi. Comunque, ok, lasciando perdere questo, mi scuso quindi per la qualità del video e vi informo appunto cosa riguarda questo video. Il video in questione è il room tour. Il room tour in questo caso sarà diviso in due parti. La prima parte vedrete la stanza com'è nel momento in cui ho fatto il video. Poi successivamente vedrete però che la stanza cambierà e da lì comincerà il vero room tour, perché da lì vi descriverò pian piano cosa riguardano ogni cosa. Quindi vi lascio al video, vi auguro una buona visione. Se il video vi sarà piaciuto, vi è piaciuto, vi prego lasciate un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale. Questo è importante perché pian piano realizzerò altri video con vari tutorial e qualunque cosa sia di vostro gradimento, tutorial o qualcosa che vi possa interessare, basta che lo scrivete giù nei commenti, nei miei vari video o comunque sia, presto creerò la pagina Facebook, magari lo potreste scrivere lì, quindi l'importante è iscrivetevi, perché tutto ciò che vi possa interessare basta chiederlo che io cercherò di realizzarlo. Mi raccomando, buona visione ancora una volta e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao! Questa è la mia stanza. Questo è come adesso, aprendo. Qui c'è quello che devo appena mettere, cioè la tenda. Questo è il mio lampadario. Di quando ero piccola, scrivania, ora un po' la dovrò cambiare, ovvero il letto verrà spostato da qua, questo specchio verrà messo qui, la devo ricordare per com'era, quindi faccio un video. Qua, qui metterò la tenda,
Ecco la mia stanza. Allora, questa è la mia stanza. Qui c'è il letto con le lucine, settimino, scrivania, comò con specchio, appendino dove ho messo delle buste Pandora che amo da morire, e non bussava mai. Giù ho il coso per il computer, una valigetta. Qui ho la scrivania dove sopra ho messo dei vasi con dei fiori, fiori sono finti perché io non riesco a farli stare vivi. Qui c'è una mia foto, qui varie bomboniere di vari compleanni, questo l'ho fatto io con un cartone, questo era il mio fidanzato ma poi è rimasto qui da me. Qua ci sono vari oggetti. Potete vedere, qua c'è una candela, questa pesa all'IKEA, maggiormente la maggior parte delle cose sono pesa da IKEA, ma la stanza è di mondo convenienza. Qui altri oggettini, tre quadretti, delle mentole con i quadri, anche se quello da lì verrà spostato e questa anche non so, vediamo, devo sistemarla meglio. Qui veramente dovrò finirla con una tendina che scende, quindi nel letto ancora non è finito, è quasi finito. Dunque, dicevo prima che qui il letto devo sistemarlo, cioè nel senso che l'ultima cosa che manca è proprio questa tendina che scende da qui. Qua c'è la tenda che è ancora incompleta, diciamo, perché c'è la prima parte, ovvero questa tendina qua, manca la caduta con una tenda un po' più scura, sempre tendente al rosa. Qua c'è la culla dove dorme la mia gattina. Sì, la mia gattina dorme qui, nella mia culla di quando ero piccola. Qui nei cassetti ci sono cose varie, lì giù ci sono altre cose come le sciarpe. Qua invece c'è una sorta di libreria, diciamo, che io ho adibito, anche se è un po' confusionaria, anzi ora diciamo che è ordinata. E qui ci sono zona make up, qua cose per unghie, appunto, qua ci sono tutti i libri, no, tutti i quaderni che ho usato, e da qua in poi fino a qui ci sono soltanto fotocopie, solo fotocopie, e mentre qua sopra ci sono altri tipi di quaderni, qua invece ci sono libri che non devo vendere, c'è l'agenda del mio ragazzo, là ci sono borse che non uso e quant'altro, lì invece ci sono cose che devo vedere. Qui invece c'è l'armadio dove non vi lascio vedere perché c'è un po' di confusione, anche se le cose sono ordinate per colore e quant'altro. Bene, qui adesso vi faccio appunto rivedere un po' la stanza, così tanto per l'ultima occhiata, e mi raccomando, vi mando un bacione, mettetevi un mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale, ricordatevelo, un bacione, al prossimo video.